Buona domenica amici, bentornati su Keto Web Italia, sono Antonio come sempre, benvenuti e ben ritornati, tutti i nuovi, i vecchi, sapete vi voglio bene, oggi è domenica e andremo a fare anche questo piatto low carb, quindi se magna, ecco, poi magari domani faremo un white day, sono proteine. Allora, oggi vi voglio preparare un piatto buonissimo e conosciutissimo, la famosa carbonara. Con la panna? No, quello è un crimine contro l'umanità, mai usare. Noi l'andremo a fare in modo tradizionale, punto. Pondo. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti che sono pochi ma buoni. E buoni. Sua maestà, eccolo qua. Il guanciale. Sua maestà, il pecorino romano. Pepe nero, in grani, nero. Qui l'ho già grattugiato il pecorino, così che dopo non perdiamo tempo, visto che l'acqua già bolle. Pasta low carb, così 25 grammi di carboidrati e 30 di proteine per 100 grammi della filling, ok. Per finire la lista di ingredienti, uova a pasta gialla. Io ne ho messe 4, siamo in 4 commensali, un uovo a testa, solo il rosso, quindi via l'albume. 2 mi si sono rotti, ma vabbè, comunque sono 4, fidatevi, ecco. Allora, mentre che vediamo l'acqua a che punto è, ecco, è ancora da ancora un pochettino, incominciamo a preparare il guanciale. Vi ricordate anche qui come la gricia lo andiamo a fare a listarelle, mai a cubetti, con il cheto. Allora, io con il cheto pugnale, io ho tirato già via la cotenna, ecco, a tagliare per lungo il nostro guanciale. Gira così che vedono bene i nostri amici. Così? No, così. Come così? Così. È comodo taglio così? Ecco il coltello. No, se può fare. Allora. Ok, non vedono quello che vedono. Ecco qua. Tagliamo così. Niente cubetti, mi raccomando. Niente cubetti. Ecco, questo è bello morbido sto guanciale. È profumatissimo. Ecco, adesso andiamo a... Attenzione, non mi taglio le dita, perché questo andiamo a fare le listarelle. Ecco, tagliamo per lungo, ovviamente poi le accorciamo, ecco qua, listarelle. Allora, nel mentre che tagliavo il guanciale a listarelle, vedete, tutte a listarelle, quindi non a cubetti, mi raccomando. Ecco qui, nel frattempo l'acqua è arrivata a bollire. Ecco, adesso buttiamo dentro la pasta. Scusa ragazze, prendiamo la nostra pasta e via. Di solito dentro, che meraviglia, che meraviglia. Oggi è buono, vai, oggi è bravo. Oggi voglio fare il bravo, ecco qua. E questo. Venga qua a soffocare. Allora, copriamo sempre col coperchio così che riprende il bollore e quindi la raggiunge una cottura ottimale. Nel frattempo andiamo. Sentiamo come sfrigola. Allora, io intanto ho riscaldato un po' già la padella, buttiamo dentro il nostro guanciale. Eccolo. Sentite lo sfrigolation. Ecco qua. Profumation, non possono sentire. Mi raccomando, senza olio e senza nulla, perché il guanciale rilascia il suo grasso. Cosa importante per quanto riguarda l'acqua della cottura, ecco, dimenticavo questo particolare, per quanto riguarda l'acqua della cottura, mi raccomando, non esagerate col sale, perché ovviamente il guanciale e il pecorino sono già salati di per sé, sapidi, quindi andranno a rilasciare il loro sale, quindi non esagerate col sale nell'acqua, cosa che io non ho fatto ovviamente. Ecco qua. Adesso, mentre che va avanti un po' il tempo, andiamo a sistemare le nostre uova. Ecco, qui c'è una folla qua dentro, non si capisce più. Dai, mettete un attimo il... Allora andiamo... Stai girando? Sì. Andiamo con il nostro uovo, le nostre 4 uova. Lo metto a favore di telecamera. Vedete come sono belle? Gialle. Gialle. Vado a mettere in sala nelle uova, è lo stesso discorso che vi avevo fatto prima, però ovviamente andiamo a mettere il nostro pecorino, ecco qua è guardate sfrigolato. Che meraviglia, sfrigola,
prego, la faccio la trasparenza. Allora, passa, posa là. Collaboratrice, sbatta qua. Adesso. Che bei colori e profumi. Guarda, chiudiamo. Amo l'arancione, per me. Chiudiamo. E prendiamo, per fermare la cottura del nostro guanciale, andiamo a prendere un po' di acqua di cottura. E guardiamo. Ecco qua. Così abbiamo fermato la cottura del guanciale. Eccola. Perfetto. Avanti. Sono profumi e colori da tutti i lati, ragazzi. È vero. Allora, ecco qua, posso, ragazzi? Grazie. Mettiamo, mi raccomando, il pepe, vediamo. Cub, quanto basta? Vedete che è diventato come una crema, è molto molto molto. Allora, per alleggerirla un attimo, andiamo anche qui ad aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta. Ecco qua. È una cosa importantissima della carbonara, non farle frittate. Eccola, sì. Quello vi dico dopo il segreto, come non fare la frittata, È la morte della carbonara, ecco. La frittatata. Vedete? Adesso comincia a diventare più una cremetta. Ecco qua, mettiamo ancora il pecorino, quello che è rimasto, e vai. Ecco qua. Ho riacceso il guanciale, la fiamma sotto, perché la pasta ormai è pronta. Gli spaghetti, andremo adesso a scolarli. Ecco qua. Bene. Scoliamo, per cortesia, il mio aiutante, anzi la mia aiutante. Si nasconde. Che si nasconde, che si vergogna come una... non so perché. Vai. L'acqua c'è. Aspetta, recuperiamo un po' d'acqua. Vai, scola pure. Ecco qua. Adesso andiamo a buttare la pasta nel guanciale, vai. Vada, collaboratrice. Grazie, vada. Grazie, grazie, ecco qua. Fatto. E vai, adesso gli diamo una bella schiata. È parecchia pasta, anche oggi abbiamo esagerato, ma noi la domenica ci piace esagerare. Perché domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Esatto. Ecco qua. Prendiamo un po' l'acqua, aggiungiamo un pochettino d'acqua di cottura. Appena. Ecco. Andiamo ancora con il nostro mischiotto. Il mischiotto del mulino bianco. Non c'entra niente. Ah, mulino bianco. Il mulino bianco c'entra sempre. È veleno parecchietogenici. Non c'entra niente. Però c'entra sempre. Così come icona. Esatto. Come icona anni 80. Da oggi in poi c'entra sempre. Ok. Metteremo l'hashtag mulino bianco. Ecco. Allora. Andiamo un attimo a assaggiare la pasta, vediamo. Collaboratrice, assaggia essere. Anche lei? Sì, arrivo. Mmm, è già buona così. Mmm, perfetta. Allora, attenzione adesso, perché adesso andiamo a mettere le uova, il pecorino e il pepe sulla pasta. Cosa facciamo? Va fatto necessariamente fuori fiamma, quindi spegniamo la fiamma, okay. Sennò altrimenti rischiamo di fare la frittata, no? Invece noi dobbiamo avere una crema nel piatto, ecco, e mettiamo sulla nostra pasta con il guanciale. Andiamo subito, ripeto, fuori fiamma, ricordatevi bene, ecco, ecco qua. Vedete? Non ci sono, non ci sono grumi, diventa una crema. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Ecco qua, deve diventare una crema, quindi niente grumi. Ovviamente, se noi avessimo lasciato la fiamma sotto la padella, avremmo fatto la frittatina, che è un'altra cosa. E Cracco si sarebbe magari incazzato, magari è buona, uguale, però Cracco gli faceva volare tutta la padella. Vabbè, Cracco, non so se Cracco sarebbe contento di questo mio preparatino qua, però bella, però o s'accontenta, o s'accontenta. Perfetto. Cracco, sai che volte ti ho craccato? Muovi il culo! Dai! Collaboratrice, muova il culo. Non muovo, lo ecco muovo. Qua, ragazzi. Guardate che bella cremina. Vedete? Non ci sono grumi. Perfetto. Abbiamo fame. Ecco, abbiamo fame. Adesso andiamo a preparare il piatto. Impiattamento! Vada! Qualcuno che mi aiuti ad impiattare. Ok, sposti. Io mi sposto. Ecco qua. Adesso una mia collaboratrice, preziosa collaboratrice, andrà a impiattare. Va caramba, qui siamo ai livelli ristorante di Master Pearl.
Masterpiece. Ecco, mettiamo su un po' di guancialetto. Perfetta. Senta, che mi tiene per cortesia la camera? Che gli do il mio talk chef finale. Ci siamo? Sì, intanto faccio un piatto a tavola. E allora ci si mette una grattatina così. Ecco, di pecorino. Vedete, appena appena. E il primo piatto è pronto. Wow. Eccolo qua. Che spettacolo. Pappara pappa, zazzam. Mm-hmm. Allora, questo è uno. Procediamo. E procediamo con gli altri. Siamo in quattro, eh. In fila per tre con il resto di uno. Due. Di uno. Scusami, mazza che piattino. Ecco qua. Lei mi sta grattugiando addosso il pecorino. Ecco là, basta. Eccoci qua. Buon appetito. Grazie. Buon appetito ai miei commensali e a tutti voi, amici. Voglio chi c'è qua? Ah, c'è la pupetta lì. Chi c'è qua? Bella pupetta, non manca mai. Ciao Popì, com'è? Buona. Sentiamo, com'è? Buona. È buonissima. Può parlare anche lei, come sale numero 4. È una crema. O 3, o 2, o 1, insomma. È buonissima. Buona, buona, veramente. Buona, vedi che il sale è perfetto? Sì, certo, perfetto. Perfetto, è stato bravissimo. Sì, stare attenti, sì, però se bisogna non la metti... Stare attenti, perché sennò... Se non la metti per niente rimane la pasta sciappa e... Esatto. Una cremina perfetta. Amici, vi posso assicurare che il piatto è assolutamente buonissimo. È un'armonia di sapori tra il pecorino, il pepe, il guanciale e questa crema che si è formata con l'uovo. Ecco, questo è importantissimo, fate attenzione all'uovo, sempre fuori fiamma, altrimenti si formano i grumi e quindi poi non ha più quell'effetto cremoso che deve avere naturalmente il piatto. Quindi amici, con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima mercoledì stupenda, meravigliosa ricetta che ci inventeremo, ancora non lo so, ma mercoledì. Un saluto a tutti, i miei commensali sono tutti quanti contenti. Ciao. Li vedo qua che mangiano beatamente. Sono muti però. E ciao. Beh, ragazzi, al prossimo video che sarà mercoledì. Ciao. Un abbraccio, ciao. Bene. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao.